Come è arrivato a lavorare in Lamborghini? Com'è stato l'approccio con quell'azienda, all'epoca ancora giovane, ma già intraprendente? Dunque, io ero assistente all'Università di Bologna, alla Facoltà di Ingegneria, e il mio professore, che era professor Morandi, professore di macchina, era anche consulente della Lamborghini Trattori e quindi conosceva naturalmente Ferruccio Lamborghini. Mi ero laureato da non molti mesi e quindi ero lì col professore, in particolare sul laboratorio, cercavo di mettere un po' in ordine il laboratorio per mettere un banco prova motori che non c'era, ingegneria. E un giorno arrivò lì il professore, mi chiamò, dice: ascolti Stanzani, dice, guardi, dice, un industriale che conosco, dice, si è messo in testa di fare delle automobili, dice, e mi ha chiesto se ho qualche giovane ingegnere sotto mano, che so che lei, a lei piace molto il mondo dei motori, dell'automobile, eccetera. Dice: guardi, a me dispiace se dovesse andare via da qui, però poi dice, sa, lei capisce che qui le cose sono lunghe per arrivare a fare carriera, per fare delle cose sul serio, dice, le automobili non ne faremo mai. E quindi dice, beh, vada a parlare, dice, tanto così si rende conto. E mi fissò l'appuntamento, che un giorno o due dopo. Era di sera, a cento, Lamborghini così non mi fece nemmeno delle domande, mi chiese cosa stavo facendo. Sono laureato in ingegneria meccanica e sono lì col professore. Col professore, cioè, ma cosa stai a fare? Beh, dico, amico, è un mondo che è abbastanza interessante. No, dice, guardi, ma senza tante altre domande, fa, no, venga ben con me. Dico, ma con lei, dico, a fare cosa? Ma dice, facciamo le automobili. Dico, ma, cioè, beh, dice, stiamo iniziando. Era l'inizio del 63, praticamente. E dice, anzi, guardi, qui ci sono già due o tre disegnatori che stanno progettando, cioè, c'è già un altro ingegnere, dice, ingegnere Dallara, dice che è molto bravo, dice, però ci vuole anche un altro, dice, perché uno da solo, si sa mai, dice, gli succede qualcosa, perché questa era una delle cose tipiche di Lamborghini, la preoccupazione che a qualcuno, che qualcuno che aveva certe responsabilità gli succedesse qualcosa. E dopo poi le dirò un fatto. E allora dico, guardi, ci penso un pochino, e poi dopo dico, ne parlo anche col professore, e poi... Ma che parla col professore? Dice, ci penso, dice, c'è mica bisogno di pensarci. Dice, qui le cose si decidono subito. Dico, beh, vabbè, ma non... No, dico, devo pensarci. Dico, poi bisogna che parli col professore. Ma col professore, dice, parlo io, non è mica un problema. Insomma, morale. Dice, domattina ci troviamo di fronte a casa mia, a Bologna, dice che andiamo via assieme. Dico, no, ma domattina io ho degli impegni. Ascolti, dice, ma che impegni? Dice, guardi, dice, gli impegni sono più importanti i nostri. E così fu. La mattina dopo, insomma, ci ripensai un attimo, poi dissi, vabbè, domattina, dico, vabbè, per un giorno non succede la fine del mondo. E da lì iniziò, anzi, la mattina mi disse, dice, domattina alle 6, cioè, io dentro di me, senza dire, perché ero timidissimo, lo sono anche adesso, ma allora ero, e allora dice alle 6. Dico, penso, alle 6, sì, dice alle 6. E vicino al Palazzo dello Sport di Bologna, abitava lì proprio vicino, aveva un appartamento lì. Infatti la mattina arrivai lì, perché questo è bello, arrivai lì e
Vedi che c'era un Ferrari lì fuori, così. Però guardo in giro, c'era un bar ancora con la serranda mezza chiusa, guardo dentro, c'era Lamborghini che stava prendendo il caffè. Lui mi vede, mi chiama dentro, fa... Posso parlare anche in dialetto? Certo. Fa, el belli fat classian, ha già fatto colazione. E io dico, sì, ma era mica vero, perché mi ero alzato alle 5, sì, non ero stato a svegliare mia madre, niente. E così, e fa, la Laura dice, allora possiamo andare. Siamo partiti, siamo andati a Milano, che questa è un'altra storia, quella meriterebbe da sola tutto un discorso particolare. Abbiamo tempo. Abbiamo tempo? Sì, sì. La pompa dell'acqua, lo spinterogeno. Ecco, questo, vedete questi quattro attacchi qui, erano gli attacchi per il condizionatore. Il compressore del compressore. Lì dentro c'era tutto. Dice Lamborghini, poi dice, per fortuna che adesso che sto facendo l'automobile voi ve la sognate che io monti dei Pirelli, io monto dei Michelin.